Ciao a tutti, oggi devo farmi video da sola perché non ho un aiutante con me, per cui insomma accontentatevi di queste riprese. Allora, quelle che vi propongo oggi sono delle merendine, sono merende molto naturali, abbastanza sane, quindi un'alternativa diciamo più salubre a quelle che sono le famose merendine al supermercato. Quelle che vi propongo oggi si avvicinano abbastanza come consistenza e come sapore alle famose Camille, sapete appunto di che marca sto parlando. Allora, vediamo che ingredienti ci vogliono per queste merendine. Allora, abbiamo bisogno di 250 g di carote, e quelle qui le ho già pulite, le ho già pelate e lavate, e quindi anche pesate, quindi 250 g. 270 g di farina, 270 g di zucchero a velo, potete farlo anche voi, basta avere un mixer. Poi abbiamo 140 g di mandorle che poi andremo a frullare, infatti le ho già lasciate qui dentro per poi poterle sminuzzare. Abbiamo bisogno ancora di 140 g di succo d'arancia più la scorza di un'arancia grattugiata. Poi 75 g di olio, scegliete voi se volete mettere l'olio di girasoli, di arachidi, anche di olio extravergine di oliva. 30 g di burro. Allora, il 30 g di burro che io adesso ho nel microonde perché devo far sciogliere, potete anche non metterli e aggiungere 30 g in più all'olio. Quindi fare tutto olio anziché olio più burro. Un pizzico di sale che ho in quella tazzina, 4 uova e una bustina più un cucchiaino di lievito per dolci. Ok, vediamo come si procede. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere le mandorle appunto in un mixer e aggiungere soltanto la metà dell'olio. Andiamo quindi a sminuzzarle, potete ridurle sia in farina, quindi in maniera più grossolana, o addirittura in purea, diciamo più che altro in una specie di crema. Adesso che abbiamo ridotto in crema, ecco qua, in maniera molto grossolana perché ci sono ancora delle mandorle che non sono del tutto spezzettate bene. Le nostre mandorle, andiamo quindi a mettere le carote tagliate a pezzi in un mixer e andiamo a sminuzzarle. Dopo averle sminuzzate, vedete, sono ancora abbastanza grossolane, ci andiamo ad aggiungere il nostro succo d'arancia. La scorza grattugiata dell'arancia. Il restante olio, un solo cucchiaio di zucchero a velo, la crema di mandorle. E andiamo a rifrullare il tutto. Lasciamo andare il mixer fino a quando non sarà diventata una crema. Apriamo, vedete com'è cremoso? Ci aggiungiamo anche il burro fuso. E il pizzico del sale. Mixiamo ancora per pochissimo. Ora andiamo a montare lo zucchero a velo. Con le uova. E lo montiamo finché non sarà diventato gonfio, quindi spumoso.
facciamolo prima con le fruste spente, altrimenti lo zucchero vero volerà da tutte le parti. Ora che abbiamo montato le uova con lo zucchero, andiamo a unire tutto il composto di carote, mandorle, olio, burro, succo d'arancia, scorza d'arancia e sale, ridotto come vedete praticamente in purea. Ripeto, le mandorle, se non avete un mixer piccolo per ridurle in crema, non è importante, potete anche ridurle semplicemente in farina direttamente in questo mixer grande. E diamo una rinestata anche un po'. Tempo sufficiente per mescolare il tutto. Andiamo adesso ad aggiungere la farina e il lievito setacciati. Lievito ci servirà mezzo cucchiaio più una bustina intera. Ecco qui. E adesso andiamo ad inserirlo setacciandolo al composto. Faccio questa operazione fino ad esaurire tutta la farina con il lievito. Ok, dopo aver inserito la farina, diamo ancora una mescolata con il mixer spento, poi lo spegniamo e abbandoniamo il mixer. Ora che il nostro composto è pronto, lo inseriamo appunto dentro dei pirottini. Io ho trovato direttamente questi che poi vengono, una volta cotti, si staccano da questa forma e vengono fuori direttamente i cupcake nei pirottini. Voi fate quello che avete a casa, ovviamente. Allora, con la quantità che abbiamo fatto, riusciamo a riempire 24 pirottini. Ora io ne ho riempiti i primi 12, poi riempirò i secondi 12. Se volete chiaramente soltanto 12 cupcake, vi basterà semplicemente dimezzare le dosi. Ora andiamo a infornare in forno già preriscaldato a 180 gradi. Il tempo ve lo dirò dopo perché può variare dai 15-20 minuti, ve lo farò sapere in seguito. Camille pronte, sono morbidissime, eccole qua, vede? Sono super soffici, profumatissime. Queste si mantengono anche per una settimana, l'importante è metterle in un contenitore chiuso ermeticamente. Sono talmente soffici, sono ancora calde ovviamente, per quello si staccano un po'. Sono davvero buone. Ok, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like e ci vediamo per la prossima ricetta. Ciao a tutti!